Sei pronto? Ricominciano i corsi di arte per te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Come state ragazzi? Oggi un appuntamento per fissare i punti principali dei corsi di Arte per te. Ieri ho fatto un video, una live di 2 ore, in cui vi ho spiegato per filo e per segno come funzioneranno quest'anno i corsi di Arte per te. E vi lascio il link del video qui giù in info box per avere tutte le informazioni super dettagliate. Per tutte le domande potrete contattarmi sulla posta privata di Facebook su Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, la mia pagina Facebook da cui vi risponderemo io e Gabriele. Che corsi verranno attivati quest'anno su Arte per te? Il corso di pittura ad olio, che si terrà ogni mercoledì sera dalle 20 alle 21 a partire dal 25 settembre. Il corso di disegno, che si terrà come da decenni ormai il giovedì sera dalle 20 alle 21 e inizierà il 19 settembre. Il corso di pittura acrilica moderna, che si terrà il lunedì dalle 19 alle 20 e comincerà lunedì 23 settembre. Il corso di tecniche pittoriche, che si terrà tutti i martedì dalle 20 alle 21 e comincerà il 17 di settembre. Il corso di iconografia, che si terrà ogni venerdì dalle 20 alle 21 e inizierà il 27 di settembre. Il corso di acquerello, che invece si terrà ogni lunedì sera dalle 20 alle 21 e comincerà lunedì 16 settembre. Inizieremo proprio con questo corso. In coda ho lasciato un corso che l'anno scorso è piaciuto tantissimo, il corso di storia della critica, che avrà avvio soltanto se si iscriveranno almeno 50 persone. Quindi per questo corso si prendono sin da adesso le adesioni e poi si passerà all'ufficializzazione semplicemente quando arriveremo a quota 50. I corsi di Arte per te costano tutti 152 euro. Se invece volete fare più di un corso, il primo costerà 152 euro e gli altri 100 euro a corso, mentre il corso di disegno è l'unico che dura 5 anni e le 152 euro coprono l'intero quinquennio, quindi pagate una volta sola per 5 anni. Le lezioni dei corsi durano 1 ora a settimana e per tutte le altre informazioni vi rimando al video che ho fatto ieri, in cui sono stata molto più dettagliata. In questo video invece voglio riservarvi qualche consiglio. A chi consiglio un corso? A chi ne consiglio un altro? In generale i corsi di Arte per te sono tutti compatibili l'uno con l'altro, in primis perché sono tutti in giorni diversi, durano soltanto 1 ora, costano pochissimo e sono fatti da me, che voglio benissimo alla materia che tratto e soprattutto tratto benissimo chi tratta insieme a me la materia, quindi sarò felice di avervi ai miei corsi. Ma a parte questo, i corsi di Arte per te oramai hanno una storia alle spalle. Tutti i partecipanti, come vedrete sotto il video precedente, andate a sbirciare tra i commenti, possono garantirvi la serietà di espressione del corso. Sono dei corsi fatti ad hoc, su misura per ognuno di voi. Io non vi vendo un pacchetto di corsi preregistrati. Io correggo ogni singolo manufatto, io correggo ad personam ogni singolo lavoro, quindi do ad ognuno di voi la possibilità di crescere in merito a quelle che sono le lacune e di sviluppare quelle che sono le precipue potenzialità di ognuno di voi. Consiglio il corso di disegno a tutti coloro che si stanno approcciando per la prima volta alle tecniche artistiche. Consiglio questo corso perché è quello che vi permetterà di avere una visione totale di quella che è l'imprinting alle materie pittoriche. Non si può dipingere senza saper disegnare. In più è un corso molto lungo che vi darà l'opportunità di scoprire se siete veramente appassionati e vi darà
darà un'amplissima opportunità di crescita e consolidamento delle vostre capacità. Il corso di acquerello lo consiglio a tutte quelle persone che non hanno moltissima pazienza. L'acquerello è una tecnica abbastanza difficile, non la sottovalutate, però è una tecnica che si impara molto facilmente. L'unica cosa che serve è saper rispettare i tempi e una volta imparato questo meccanismo sarà semplicissimo poter sviluppare in forme fresche, veloci, ma anche armoniose quello che è il vostro pensiero creativo. Lo consiglio a tutte le persone che sono allergiche ai materiali dell'arte, perché è un corso in odore. Lo consiglio a chi ha piccoli spazi, a chi non ha troppo spazio per conservare molti materiali e a chi non vuole spendere tantissimo per affrontare un corso di creatività, perché appunto il materiale dell'acquerello alle prime armi non è poi così dispendioso. Il corso di pittura a olio di contro lo consiglio solamente a chi è veramente avvezzo all'arte, a chi vuole può sopportare l'odore della pittura, a chi ha un luogo per dipingere, a chi vuole investire un po' di più nel materiale, perché i materiali della pittura ad olio sono veramente forse quelli un pochino più costosi. A chi suggerisco il corso di iconografia? Il corso dell'iconografia la suggerisco a chi vuole unire la arte della pittura all'arte della cultura, al capire cosa c'è dietro un manufatto artistico che può sembrare così ostico e respingente, che poi una volta compreso diventa avvolgente e magnetico. È un corso di pittura dal sentore antico. Lo suggerisco a tutte quelle persone che amano il contatto con la materia, che vogliono imparare a creare i propri colori da soli, che vogliono lavorare in maniera proprio fisica sul proprio manufatto, che vogliono diventare parte stessa della propria opera. È un corso pregno di cultura, ma anche concentrazione, meditazione, lentezza del gesto, ritualità, non ritualità semplicemente in senso teologico visto la materia che andiamo a trattare, ma proprio una ritualità di gesti, è una sorta di danza. Quindi lo consiglio alle persone più pazienti, più ponderate, a chi vuole imparare la tecnica della doratura. Quindi è un corso che vi impegnerà un pochettino di più, anche come quello di olio, dal punto di vista economico nel comprare i materiali, ma è anche un corso alla fine del quale avrete un manufatto che ha un valore economico davvero davvero elevato. Guardate il video di ieri per capire meglio. A chi suggerisco il corso di pittura acrilica moderna? A tutti coloro che vogliono un pochettino sdoganare la pittura come un gesto classico e vogliono viverla in maniera più veloce, sprint, conoscendo anche le tecniche più moderne, che non vogliono odori per casa, che vogliono comunque avere la possibilità del gesto pittorico a cavalletto, ma nello stesso tempo che non vogliono avere l'odore di olio di lino per casa, perché può essere certe volte un pochettino invadente. Sarà un corso molto bello, innovativo, veloce, allegro. Infatti consiglio questo corso a chi ha un animo meno romantico e più sprint, ok? A chi suggerisco il corso di tecniche pittoriche? A chi non sa qual è la sua materia dell'arte preferita e vuole imparare a conoscere un po' tutte le tecniche pittoriche. Il corso di tecniche pittoriche infatti è un percorso lungo tutto l'anno scolastico in cui alterneremo una serie veramente vastissima di tecniche, partendo dalle matite acquerellabili, passeremo quindi per tutti i pastelli esistenti,
resistenti, approderemo agli acrilici, alle gouache, alle tempere, insomma ci divertiremo con tanti tanti materiali diversificati. È comunque un corso che da scrivania e non da cavalletto, io questo lo specifico anche per essere in accordo con quelli che sono i vostri spazi. È un corso molto semplice da seguire ma nello stesso tempo molto variegato e quindi difficilmente ripetitivo. E poi il corso di storia della critica, l'unico corso prettamente teorico, lo suggerisco a chi ha voglia di regalarsi un'ora di discussione interattiva in cui parlare dell'arte, comprendere come interpretarla, farsi un'idea personale e assolutamente attiva, partecipata di quello che è la storia dell'arte, ma anche la fruizione dell'arte intesa anche come arte che ci circonda, dal mobilio ai quadri, agli arazzi, ai tappeti, all'argenteria, insomma parleremo un pochettino di tutto, agli stili, insomma parleremo un pochettino di tutto e cercheremo di creare una linea temporale che ci permetta di collocare ogni manufatto artistico in un determinato momento storico e di capirne il senso in relazione al tempo che lo ha generato. Bene, penso di avervi detto un pochettino tutto. Se siete interessati, contattatemi su Facebook tramite messaggio privato, dismettendo subito informazioni per corso D e io sarò lieta di informarvi su come accedere al corso, gli step da seguire, ma soprattutto prima di fare quello guardatevi il video che vi lascio qui giù in info box per capire per filo e per segno di cosa si tratta l'anno accademico di Arte per Te. I corsi iniziano tutti dopo il 15 settembre e finiscono prima del 15 giugno, seguono il calendario scolastico e quindi le pause scolastiche con le relative festività, quindi le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, 1 maggio, 25 aprile, in modo da non incastrarvi in queste festività e farvele godere con la famiglia. Per il resto le date le sapete, fatemi sapere se volete partecipare. Io vi aspetto numerosi, ricordatevi che è bello regalarsi un'ora per coltivare le proprie passioni, per coltivare se stessi. Ve la meritate un'ora della vostra passione a settimana. E adesso con Arte per Te è facilissimo rendere reale quello che è stato sempre un sogno nel cassetto. Io vi aspetto per concretizzare quello che è il vostro desiderio artistico, sperando di guidarvi nella maniera più lieve, delicata, ma nello stesso tempo fantasiosa, allegra e gradevole possibile. Farò di tutto per farvi passare un anno felice tra i colori. Vi aspetto numerosi. Scrivetemi su Facebook, nella posta privata, vi lascio il link di Facebook sempre qui giù in info box. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, vi aspetto numerosi in questo anno scolastico 2024-2025 per tanti corsi pieni di creatività e divertimento. Ciao!